E in ogni caso, dicevo, grazie a tutti di essere qui ai piedi di uno dei monumenti che raccontano al mondo intero la bellezza straordinaria di quella che noi orgogliosamente chiamiamo patria, Castel Sant'Angelo, il luogo che forse più di qualunque altro, dopo averne custodito l'estremo sacrificio, custodisce per sempre anche il ricordo di quei giovani poeti guerrieri che si resero protagonisti del Risorgimento italiano. E vi dico la verità, mi fa un po' specie, dopo aver organizzato tutte le edizioni di Atreju, a parte questa, tornare quest'anno da Presidente del Consiglio, no? Mi è sembrato in alcuni momenti di essere quasi uno degli ospiti, no? E però guardate, veramente lo voglio dire con il cuore, mi rende immensamente orgogliosa vedere che Atreju quest'anno è molto più bella di tutte le edizioni precedenti, di tutte quelle che io ero stata così fiera di organizzare. E mi rende orgoglioso sapere che mentre io ero occupata altrove, qualcun altro si è caricato sulle spalle questa storia infinita e ha continuato a farla crescere.